Non mi sono mai definito un uomo violento, anche se questo faceva parte di quello che ero. Innanzitutto direi che sono stato un marito e un padre. Ho due ragazze, che ormai sono grandi e hanno la loro vita. Ho avuto anche un figlio, nato morto. Trovo difficile descrivere il dolore che ciò ha causato e ciò che ne è seguito. Un'altra cosa significativa che mi ha reso quello che sono è stato il mio lavoro. Ero un ufficiale della polizia penitenziaria presso una struttura di massima sicurezza situata alla periferia della mia città natale. Quando ero bambino, mio padre mi avvertiva che se fossi stato cattivo mi avrebbe portato al grande edificio, dove mi avrebbero rinchiuso in una cella finché non fossi diventato vecchio e mi sarebbero caduti i denti. E che, se fossi stato ancora più cattivo, alla fine mi avrebbero fatto arrosto. È morto di cancro 10 anni fa. Era ancora relativamente giovane. Ogni volta che potevo, negli ultimi mesi della sua vita, mi sedevo accanto al suo letto e leggevo per lui. La sua comprensione su ciò che stava accadendo era molto ridotta e verso la fine chiaramente non riusciva più a seguire gli articoli o i racconti che leggevo. Poi trovai un mucchio di vecchi fumetti appoggiati su un tavolo in ospedale e pensai: perché no? Mi sedevo accanto a lui e leggevo le didascalie, facendo tutti i suoni, interpretando tutti i personaggi. Parlavano di mostri, erano davvero stupidi, ma dava degli accenni di risposta. Non erano altro che la minima traccia di un sorriso o uno sfarfallio delle palpebre. Pensavo gli fosse di conforto. Molto prima che si ammalasse era stato mio padre a incoraggiarmi a diventare un ufficiale penitenziario. Era, come dicevo, un lavoro con un futuro. Non rimarremo mai senza criminali. C'era un piano sanitario e una pensione di tutto rispetto. Così mi ero messo sotto e alla fine avevo ottenuto il posto. Da quando ho iniziato a lavorare presso la struttura, il lavoro è cambiato. Molto di questo, direi, dipende dalla gestione. Prima più votata al concetto di riabilitazione. Una bella parola, non è vero? Poi era diventata proprietà di una società privata ed improvvisamente quella parola svanì gradualmente. Sorvegliare e punire divenne il nostro mantra. Non mi piaceva, ma era pur sempre un buon lavoro e ormai avevo raggiunto una certa età. Era troppo tardi per andarmene a ricominciare. Troppe grane di mezzo, un mutuo, le rate dell'auto, fondi del college, debiti sulle carte di credito. Accettai semplicemente la cosa. 2 anni fa assunsi la responsabilità di coordinare le esecuzioni che avvenivano a intermittenza nella prigione tramite iniezione letale. Credevo genuinamente che questo fosse il modo più umano per far rispettare lo stato di diritto per coloro che sono stati giudicati colpevoli di crimini particolarmente efferati. E siccome non ho alcun problema a dirlo, ero contento di ricevere un pagamento aggiuntivo per ogni esecuzione. Lo scorso venerdì stavo facendo il turno di notte. Questo perché un'esecuzione era prevista poco dopo la mezzanotte. Uscendo di casa dissi il solito "ti amo" a mia moglie, come facevo sempre. Lei non mi rispose. Non stava bene da quando avevamo perso nostro figlio. Trascorreva la maggior parte dei suoi giorni e delle sue notti nella stanza che avevamo arredato per un bambino mai nato. E ogni anno segnava il giorno. Martin ha 3 anni oggi. Martin ha 4 anni. Mi spezzava il cuore. Ho cercato di aiutarla, credetemi. Ci ho provato. È sempre umido in questo periodo dell'anno, ma quella sera le condizioni erano le peggiori che avessi mai visto. L'umidità mi procurava un mal di testa acuto, come se avessi 2 spilli piantati dietro gli occhi. Si stava preparando una tempesta. Pregavo che arrivasse il prima possibile e che la pioggia schiarisse l'aria anche solo per poche ore. Quando parcheggiai, il vento si era alzato e sperai intensamente che una volta uscito i miei desideri si sarebbero avverati. Timbrai il cartellino e iniziai il mio turno. Non sarà di certo ciò che vorreste sentire,
ma per me si trattava molto più di una faccenda burocratica che pratica. Chiamai l'ufficio del governatore per le conferme e le ultime scartoffie. Il dottore per assicurarmi che avesse tutto ciò di cui aveva bisogno e il cappellano per assicurarmi che fosse concesso il colloquio al condannato. Pulì a fondo la stanza in cui si sarebbe svolta l'esecuzione e l'area di osservazione accanto. Infine radunai il personale che sarebbe stato in servizio. Tutti conoscevamo l'uomo che sarebbe stato giustiziato. Aveva ucciso una donna che aveva la stessa età di mia figlia, dopo un lungo calvario. Era stato detenuto per 20 anni, trascinando i tempi dell'esecuzione di appello in appello. Le aveva provate davvero tutte. Non provavo simpatia per lui e non scorsi alcuna preoccupazione negli occhi dei miei colleghi. Venne prelevato dalla sua cella alle 11:30. La testa, ben rasata, luccicava di sudore. La cicatrice sulla fronte, una linea pallida. I colori sbiaditi del tatuaggio di un serpente che gli saliva a spirale sul collo dai colori rosso e verde sembravano più luminosi. Venne legato al lettino d'acciaio e il tubo endovenoso gli fu inserito nel braccio. Ero posizionato nelle vicinanze, abbastanza da guardarlo negli occhi mentre le sostanze chimiche avrebbero iniziato ad entrare nel suo flusso sanguigno. Non ci furono parole finali, nessun rimpianto. Alle 12:08 il dottore confermò che il prigioniero era morto. Coprimmo il corpo e lo trasportammo alla piccola infermeria che destiniamo sempre come area di attesa in queste occasioni. In mattinata se ne sarebbero occupati. Stavo cercando di decidere se volevo un caffè o una lattina di soda quando sentii un tuono acuto, potente. Dal profondo della prigione in cui mi trovavo non avevo mai sentito un fulmine. E quando, pochi secondi dopo, venne seguito da un altro ancora più forte del precedente, seppi che la tempesta minacciosa era finalmente arrivata. Scelsi il caffè e andai nella sala degli ufficiali. Le luci in alto tremolavano lungo la strada, mentre il tuono risuonava ancora e ancora. Avevo appena raggiunto la stanza quando saltò la corrente. Rimasi nell'oscurità ad aspettare. Come ogni altro luogo sulla Terra, anche la prigione è schiava dell'elettricità e dei computer. Se la corrente si interrompe in una casa, il contenuto del congelatore potrebbe rovinarsi. In una prigione, il potenziale risultato è il caos. Questo è il motivo per cui la struttura dispone di un sistema di alimentazione di riserva che entra in funzione pochi secondi dopo l'interruzione della corrente ordinaria. Contai nella mia testa. Stava prendendo più tempo del solito. Non ero preoccupato. Quando l'alimentazione si interrompe, tutte le porte sono progettate per rimanere bloccate. Le luci tremolarono ancora. Il piccolo frigo nel soggiorno iniziò a ronzare. Poi si accesero, brillanti e accecanti per un momento. E poi oscurità. La radio attaccata alla mia cintura esplose in un torrente di panico, decine di voci. L'ultima cosa di cui avevo bisogno in una situazione come quella era il panico. Ma era tutto ciò che sentivo. Cercai di mantenere il respiro regolare e mi diressi verso l'armeria. C'era già una mezza dozzina di altri ufficiali in arrivo. Stavano indossando l'equipaggiamento a tisommossa. Giubbotti in Kevlar, visiera, elmetto e torce frontali, fino a quando quelle maledette luci si riaccesero. Tutti erano già pronti. Mi affrettai a mettermi in pari. Suoni di voci urlanti iniziarono ad echeggiare nell'edificio. E per tutto il tempo il tuono proseguì, così come le chiacchiere di fondo. In preda al panico, ingoiando la bile, mi unì alla fila di uomini e ci avviammo verso il corridoio centrale. Per arrivarci dovevamo passare dall'infermeria. Erano passati meno di 30 minuti da quando avevamo lasciato il corpo del giustiziato, ma sembrava essere passata un'eternità. Stavo cercando di raccogliere la concentrazione e la lucidità per affrontare la situazione quando un movimento attirò la mia attenzione. Quella stanza avrebbe dovuto essere vuota, a meno che i detenuti fuggiti dalle loro celle non si fossero fatti strada fino a lì.
Di già. Picchiettai sulla spalla dell'ufficiale di fronte a me, feci segno con il pollice in direzione della porta aperta. Il mio collega capì che stavo indicando una potenziale minaccia ed entrammo nella stanza. Il mio battito accelerato e il sudore che inzuppava la mia pelle si trasformò in ghiaccio. Era fermo, al centro della stanza. Riuscii immediatamente a distinguere il serpente sul collo, il rosso degli occhi, il verde delle squame e poi quella testa rasata, la sua cicatrice. La sua pelle era più scura, chiazzata. Il dottore aveva detto che era morto, eppure era lì. Non capivo. Non potevo parlare. Mi vide e sorrise. Poi iniziò a muoversi verso di me. Il mio collega tremando gli puntò una pistola intimandolo a fermarsi, ma l'uomo che era stato dichiarato morto e l'uomo il cui viso era stato coperto, continuò ad avanzare. Ogni passo era un movimento goffo e strascicato e il suo corpo sussultava come se fosse costantemente attraversato da un flusso elettrico. Una bava copiosa fuoriusciva dalla bocca aperta, dalla quale veniva fuori un gemito sommesso e gutturale. La gente aprì il fuoco. Il proiettile colpì l'uomo al petto e lui barcollò all'indietro per la forza dell'impatto. Un secondo colpo alla spalla lo fece inclinare a sinistra. Ero consapevole che l'altro ufficiale mi stava guardando e sotto la sua visiera potevo percepire gli occhi terrorizzati, almeno quanto i miei. Quei due colpi avrebbero dovuto metterlo KO. Non dovrebbe essere ancora in piedi, perché si sta ancora muovendo. Ancora più vicino. Avevo la pistola in pugno, ma non avevo più il controllo. Il terrore mi aveva privato della capacità di fare qualunque cosa. Mentre l'uomo si allungava e bloccava le spalle dell'ufficiale, spingendolo verso la porta aperta, di nuovo nel corridoio. Dovevo fare qualcosa. Dovevo aiutarlo. Mi morsi la lingua. Avvertì un dolore acuto e il sapore del sangue in bocca. Mi ripresi, almeno in parte. L'ufficiale giaceva sdraiato sul pavimento senza elmetto. E l'uomo accucciato su di lui, mordendolo, strappandogli la pelle e i muscoli sottostanti. Vorrei dirvi che reagì in qualche modo, ma semplicemente mi tirai indietro. Mi sentivo stordito, distante, la mia mente rivolta ad un pensiero confuso. Un ricordo. Gli didascalie di un fumetto che avevo letto al mio padre morente. Una storia di mostri, ritornanti dalla morte. Focalizzai quel ricordo e ricordai. L'unico modo per ucciderli è sparargli nel cervello. Scossi la testa. La mia vista si schiarì. Non potevo sparare senza colpire l'altro ufficiale, ma era già morto, ne ero sicuro. Con le mani tremanti, premetti la canna della mia pistola contro la nuca del giustiziato. E il grilletto. Sangue, ossa e materiale cerebrale esplosero. L'uomo si afflosciò, rimanendo immobile. Ansimavo respiro dopo respiro. L'avevo fatto. Mi tolsi la visiera per pulire e riprendere il controllo dei miei nervi. Quando la gamba dell'ufficiale, sotto il corpo del condannato, si mosse. Uno spasmo che conoscevo. Un ultimo riflesso dei nervi. La danza dei cadaveri. Il braccio sollevò il corpo sopra di esso, facendolo rotolare via. Il suo naso era stato strappato di netto, come la maggior parte della guancia destra. Una striscia di pelle gli pendeva dalla fronte. La carne viva sotto brillava alla luce della torcia. Si alzò in piedi, barcollò da un lato e poi ritrovò l'equilibrio. Mi guardò, occhi annebbiati, illeggibili. Poi la sua bocca si contorse scoprendo i denti. A quel punto un turbinio di voci riempì l'aria. Buttai l'occhio oltre il mio collega. Un gruppo di detenuti percorreva il corridoio nella nostra direzione. Stavano sorridendo, e sapevo il perché. Credevano di avere davanti un paio di agenti penitenziari alla loro mercé.
Il ritornante si voltò lentamente, distogliendo il suo viso a brandelli da me, e iniziò a trascinarsi verso di loro. I detenuti risero di gusto e si scagliarono all'attacco. In quella penombra distinguevo a malapena i colpi che questi vibravano con ogni genere di arma improvvisata, piovendo su quello che credevano essere un uomo. Poi iniziarono le urla. Il primo detenuto cadde, portandosi le mani al viso mutilato e intriso di sangue. Poi un altro. Presto, sapevo, anche loro sarebbero morti, per poi risorgere ancora. A quel punto non ebbi più nessun'altra scelta. Scaricai su tutti loro due caricatori nelle loro teste. Non era più una prigione, ma un mattatoio. Le ore che seguirono sono difficili da ricordare. Appresi, quando mi ricongiunsi nuovamente ai miei colleghi, che la prigione veniva lentamente conquistata dai detenuti in rivolta. Le vittime erano tantissime, da entrambe le parti, anche se la mia di carneficina non era stata ancora scoperta. Me ne andai. Era quasi l'alba, non potevo sopportare più. Le sirene si alzavano e abbassavano in lontananza. Un elicottero sorvolava il perimetro della prigione. Le linee elettriche erano interrotte. Fumo nero saliva dagli edifici. Accesi la radio. Veniva trasmesso un messaggio che invitava alla calma. Si parlava dei danni causati dalla tempesta. Sapevo che quelle erano bugie necessarie. Una copertura. Provai a telefonare a mia moglie, ma non c'era segnale. Scansai un uomo che vagava per il centro della strada. Dallo specchietto lo vidi proseguire per la sua. Ogni passo, uno strascico incerto. Quando arrivai a casa mia, fui sollevato nel constatare che non sembrava essere danneggiata. Corsi subito dentro. Mia moglie era in piedi nel corridoio. I suoi occhi brillavano, le guance rigate di lacrime. Mi prese per mano. Ho amato mia moglie. Lo farò sempre. Mi prese la mano, come l'aveva presa quando stavamo in piedi al cimitero, mentre la piccola bara di nostro figlio veniva calata nel terreno. Ho amato mia moglie, e con lei abbiamo sempre avuto un segreto. Un segreto che è stato con me ogni giorno. E mentre mia moglie mi guidava attraverso la casa, e io diventavo sempre più spaventato, il segreto che abbiamo condiviso diventava sempre più reale. La bara vuota che avevamo consegnato alla terra, il segreto che avevamo deposto in una culla fra le piante del nostro vivaio. E vidi il segreto, vidi piccole dita di ossa artigliare l'aria, quelle piccole tibie scalciare e quella piccola mascella stentata aprirsi in un grido silenzioso. Puoi trovare la storia originale in inglese nel subreddit NoSleep, che lascio in descrizione, insieme a tutti i canali di Arsenico Nero, dove ti invito a seguirmi. In particolare, ti invito a seguirmi su Instagram, dove pubblico ogni giorno nuovi contenuti esclusivi per la piattaforma. Se hai una storia che volessi venisse letta, non esitare a contattarmi. Grazie per l'ascolto.